sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 34.152,6 punti. Al contrario, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,93% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 15.296,02 punti. Tokyo mostra un frazionale ribasso dello 0,33% e archivia la seduta a 32.166,5 punti. Chiude sulla parità Shenzhen, che propone sul finale un meno 0,04% e archivia gli scambi a 10.052,1 punti. Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,27%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,22%, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo meno 0,29%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto beni industriali, che riporta una flessione di meno 1,03%. Pressione su CNH Industrial, che tratta con una perdita del 2,41%. Annunciati prezzi al consumo della Germania, pari a 3,8%. Si attende stamattina dall'Unione Europea e dall'Italia la diffusione delle vendite al dettaglio. Si attende dalla Cina la diffusione dei prezzi al consumo, prevista domani.